Buongiorno, ci troviamo a Roppolo ed esattamente al castello di Roppolo sul lago di Viverone. Da qui noi iniziamo il nostro viaggio percorrendo e fiancheggiando la serra per arrivare nel Canavese a Cournier, da dove si svolgono le feste di maggio, dove noi siamo ospiti e voi sarete con noi in questo breve, brevissimo momento di festa. Grazie. Dal 15 al 23 maggio Cournier in Val d'Aosta ha ospitato il tradizionale torneo di maggio alla corte di Re Arduino, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. Una manifestazione fatta dalla gente per la gente, come amano definirla gli organizzatori di Comune e Proloco. Tra storia e leggenda, tra trombe e tamburi, tra scintillanti armature, tra accattivanti giullari, il tanto atteso torneo proietta un'intera cittadina, abitanti e turisti, in un'atmosfera magica e surreale che riscopre le radici storiche del borgo medievale.
Quest'anno alla rievocazione storica in costume che coinvolge l'intero borgo è stato invitato quale ospite d'onore il principe di Seborga Giorgio I, che oltre a prendere parte alle principali cerimonie è stato ricevuto ufficialmente in comune dal sindaco di Cournier, Giancarlo Vacca Cavalò, e si è poi intrattenuto a pranzo con i figuranti del corteo storico, primi fra tutti il re Arduino, marchese di Ivrea e primo re d'Italia, e la moglie regina Berta. Studiando il nostro passato, non è infrequente incontrare personaggi di un certo rilievo che vennero presto dimenticati dai loro contemporanei per essere in seguito risuscitati e riportati alla notorietà degli storici di epoche successive, fino a farli divenire dei simboli di ideali e aspirazioni ai loro tempi del tutto sconosciute. E questo è il caso di Arduino, le cui vicende romanzesche anche dopo la morte presentano aspetti di pura fantasia, anche se perfettamente coerenti con il disegno celebrativo per il quale furono inventate. Le motivazioni più antiche delle leggende arduiniche si possono far risalire agli studi commissionati dalle famiglie nobili, finalizzati alla ricerca delle loro origini, tutti tendenti a dimostrare delle origini talmente remote nel tempo e da personaggi talmente illustri da apparire oggi assolutamente incredibili. Si inizia a riscoprire la figura di Arduino verso l'inizio del 1400 con un'oculata operazione nella quale la realtà storica viene abilmente confusa con la falsificazione dei documenti in modo da rendere indistinguibile, almeno per la critica storica fino a tempi recentissimi, il vero dal falso. A detta degli storici, oggi possiamo giudicare Arduino come un re che ebbe qualcosa di rivoluzionario nell'interpretare le esigenze di vassalli, ma anche come un marchese che, per prima ancora di puntare alla corona, combatté i vescovi dalla sua marca come restauratore di un ordinamento pubblico che riteneva non dovesse tollerare eccezioni. Tutti noi vogliamo ringraziare noi organizzatori del torneo di maggio, chiaramente per noi intendo Proloco e amministrazione comunale, ringraziare la gente del torneo di maggio, voi gruppi ospiti che siete presenti qui oggi. E in particolare vogliamo anche ringraziare con un affetto farlo nella persona di Sua Altezza Serenissima Giorgio I e i suoi cavalieri. Hanno fatto molti sacrifici, è un onore molto grande per noi. Ci perdoni se siamo, non abbiamo i discorsi molto così, però noi ci conosciamo, l'affetto è sincero. Io dico grazie a tutti, grazie a voi, grazie al nostro sindaco a cui lascio la parola. Con la giornata di ieri abbiamo dato inizio ad una settimana di festa, che non è solo festa, è una settimana nella quale la nostra comunità e quelle vicine
vivono episodi di storia. Siamo solo lieto di accoglierla, come ho detto prima, in questo palazzo, di portare il saluto dell'amministrazione comunale della città di Cornier e mio personale, nonché dell'amministrazione provinciale di Torino, che rappresenta la città di Cornier, e quindi io sono ben lieto che lei tenga il nostro cuore, il nostro simbolo è il nostro cuore con lei e nelle sue cose e nelle sue vicende prossime. Grazie. Grazie. C'erano delle tematiche troppo grandi da nascondere, oggi purtroppo tutte non si possono più nascondere, perché dovete pensare solo che Seborga, di Seborga si parla da 4.000 anni, il libro proprio scritto qui dall'autore al mio fianco lo testimonia, riportando 1.500 libri addirittura. Tornando alla rievocazione storica, il torneo equestre è senza dubbio la parte più spettacolare della rassegna, dove con coraggio, perizia e impeto si scontrano i 7 cavalieri dei Borghi e i 9 cavalieri in arrivo dal territorio della Marca o rappresentanti i gruppi storici ospiti. La gara delle botti avviene invece con botti che pesano circa 200 kg e vengono spinte a forza di braccia sul lastricato della storica via Arduino. La gara si svolge in 2 manche, una in discesa e una in salita. Lungo il percorso ci sono degli ostacoli da superare con delle eventuali penalità. Thank you.
vita ai nostri nobili signori! Rinnoviamo l'applauso con auguri di lunga vita ai nostri nobili signori! Re Arduino e Regina Berta al secolo, Anna Malena e Sandro Ornello! Un saluto particolare va fatto a un ospite, a degli ospiti molto speciali. Abbiamo qua, Sua Altezza Serenissima, Giorgio I, il principe di Seborga. Benvenuto! E salutiamo la rappresentanza dei due ordini che ha portato con sé a scorta e a fraterna amicizia e presenza. Facciamo un grande applauso e diamo il benvenuto ai cavalieri del Santo Sepolcro e ai cavalieri di San Bernardo. Benvenuti! Benvenuti a Cornier. Desidero invitare Sua Altezza Serenissima il nostro principe Giorgio I di Seborga a portarci il saluto di questo principato vero e proprio, al quale io devo dire, lei lo sa, Altezza, che sono estremamente legato con il cuore, la passione e l'anima. Io ringrazio tutti voi, questo magnifico luogo di Cornier, che ha molta storia e che la storia lega al presente, poiché coloro che dimenticano i valori storici dimenticano le loro radici, una pianta alla quale vengono tagliate le radici muore. Continuate così per la vostra sopravvivenza storica, morale e civile e per quella dei vostri figli e dei figli dei vostri figli. Grazie. Thank you.
il principe Giorgio I di Seborga. Io sono, per me è stata, ve l'ho detto, è stata una bellissima e piacevole sorpresa arrivare a Cornier e trovarvi. Io credo, desidero lasciare il microfono al presidente della Prologo per un saluto finale, anche perché anche voi avete un viaggio di ritorno, oddio, non tanto lungo, ma alla domenica su quell'autostrada, insomma. Altezza Serenissima, io voglio ringraziare che a nome della nostra comunità è stato per noi un onore. Nella tua persona, nei cavalieri che oggi sono stati così gentili e pazienti sotto questo sole, avervi qui è stato veramente una cosa importante. Il torneo di maggio Cornier sperano di essere stati all'altezza della situazione. Speriamo di rivedervi, di avervi qui con noi, ma noi verremo da voi. E quindi questo per noi è il modo più bello per dirvi grazie e l'abbraccio da parte di tutti noi. Signori, un grande applauso per degli amici. L'applauso è per voi, grazie. Il torneo ha anche una sua anima musicale, si tratta di un gruppo in costume conosciuto come Trota, abbreviativo di trombe e tamburi. Sono loro la vera colonna sonora del torneo, dalla sfilata storica alla corsa dei campioni a cavallo, dalla corsa delle botti alla suggestiva cerimonia di incoronazione dei reali. Nati nel 1987, all'epoca del secondo torneo di maggio, contavano allora 8 strumentisti che con il passare delle edizioni del torneo aumentavano fino a raggiungere gli attuali 18 elementi, 14 ragazzi e 4 ragazze. Il parco strumenti dei Trota è suddiviso in 5 chiarine, trombe lunghe dal suono acuto e argentino, anche definite trombe della Ida, 2 rullanti e 11 tamburi che a loro volta si suddividono in 4 muti e 7 imperiali o napoleonici. La voglia di suonare divertendosi, l'amicizia, l'affiatamento e la grande vitalità hanno fatto dei Trota uno dei gruppi più simpatici e allegri del torneo di maggio alla corte di Re Arduino. Ancora oggi come ieri, quando via Arduino viene illuminata dalla luce delle torce e la magica atmosfera del torneo scalda l'animo e il cuore, se senti da lontano lo squillo delle trombe e il potente rullare dei tamburi, soffermati un attimo e aspetta. La forza coinvolgente dei Trota conquisterà anche te. Canese, oltre che uomo religioso, uomo di grande cultura, la storia del canadese non può fare a me. Tears are in your eyes. Come on and come to me.